Chi è? Roberto, si può? Sì, entra. Grazie. Se vieni a parlarmi di papà, ti prego, non farlo. Non è il momento, non sono dell'umore giusto. No, non è per questo. Stavolta ti ho portato una sorpresa. Ed è qui per te. Leone, la sorpresa? Sì. Ah! Ho appena finito di scrivere la canzone, vuoi ascoltarla? Certo che sì. D'accordo. Sarà meglio lasciarvi soli. Se vi serve qualcuno per il coro, potete chiamarmi. Lo. A Roberto piace scherzare, è fatto così, è simpatico. Beh, ti va di ascoltarla? Sì. Sì. E seguro che mi oíste hablar de lo que se puede hacer. Davvero molto bella. Sì, sì, non ti è piaciuta? Dalla faccia che hai fatto sembra che non ti sia piaciuta molto. Dimmi la verità, che cos'è che non ti è piaciuto? Il ritornello? Ok, non mi è piaciuta. Oh. L'ho adorata. Ma non farmi questi scherzi, mi hai messo paura. È speciale, come tutto quello che fai. E sono felicissimo che tu l'abbia finita. Significa che stai meglio. No, non sto meglio. Dimentica Diego. Ma non sto pensando a Diego. Ma allora che cos'hai? Come posso farti stare bene? Il fatto che tu sia qui è già abbastanza per me, davvero. Oh, mi hai spaventata! Che paura! Anch'io mi sono spaventata. Tuo padre lo sa che il Leon è qui? Sì, Germán mi ha aperto la porta e Roberto mi ha accompagnato. Fin qui? Sì. Ah, e allora Olga adesso ti accompagna fino lì. Olga! È appena arrivato, fammi restare un po'. Il fatto è che tra poco è ora di cena. Devi andare a mangiare, perciò a casa, andiamo, forza. Olga ha ragione. No, non ha ragione. Andare a casa per cena. Ci vediamo dopo. Va bene, sì. Ti è piaciuta la canzone? Basta. Da. Forza, su. Non guardarmi così, mi porteresti la cena qua? Oh, quanto sei cresciuta e quanto ti...